Piattone. Piattone, fidati del nome. Ma questo è uno schifo, Voglio tutelare le persone a cui vuoi bene. Fa riflettere. Ho capito, non pensare alla gravità della cosa, lo dice lui. Benvengono queste inchieste. Di fronte al dolore e tutto quello che è la tragedia umana, bisogna abbassare lo sguardo. Ma siamo arrivati a una svolta? Vuoi demolire l'auto? Delta Rem. Stai cercando ricambi d'occasione per la tua auto? Delta Rem. Delta Rem, autodemolizione, professionalità, competenza e un mondo di servizi. Autodemolizioni e vendita ricambi d'occasione di tutte le marche. Ritiro veicoli anche a domicilio. Delta Rem a Verona, Piacenza, Cremona e Milano. www.deltarem.com. Dottor Perino, ma una scarpa ortopedica deve essere per forza nero, blu e conforme, sempre tutte uguali, diciamocelo, anche un po' tristi? No, assolutamente no. Oggi la tecnologia ortopedica ha fatto passi da gigante. Rileviamo le caratteristiche del vostro piede con estrema precisione e vi costruiamo una scarpa bella e moderna con un comfort unico. E per chi vuole una scarpa alla moda? Non c'è problema, portatemi una fotografia e ve la realizzeremo uguale. Centro Ortopedico Rinascita, soluzioni per vivere meglio. Benvenuti in Art Orient, l'unico outlet del tappeto di tutta la Lombardia. Da noi potete trovare tutte le tipologie di tappeti, antichi, classici, decorativi e moderni. Qualità, esperienza e convenienza al vostro servizio che solo un outlet può offrire. Siamo aperti tutti i giorni dalle 10 alle 19, domenica compresa. Ma allora cosa aspettate? Venite a trovarci. Siamo a Milano, in via Brunelleschi 8. Lasciamo il freddo fuori. Serramenti alta qualità, profilo tedesco, doppio o triplo vetro. Serramenti alta qualità, ferramenta di sicurezza, serramenti alta qualità, con microventilazione, basta muffe e risparmio sulle bollette, incentivo statale del 65% e pratica detrazione inclusa. E per gli amici di Primi in Lombardia, zanzariere gratis. Serramenti alta qualità, la sicurezza di vivere sereni. Misura R, la qualità prima di tutto. Nello showroom Alissone potrete visionare l'intera produzione di cucine Lube, lo storico marchio italiano che da sempre coniuga estetica e praticità, e il nuovo marchio Creo Kitchens, dalle originali combinazioni esclusive. Il personale con passione vi aiuterà a valorizzare gli spazi della vostra casa con soluzioni d'arredo personalizzabili e di alta qualità. E per gli amici di Primi in Lombardia, ulteriori sconti e promozioni. Misura R, la tua cucina. Ah, ciao amici, stiamo preparando le nuove puntate di Tanta Salute, l'appuntamento settimanale con la medicina e con il benessere. Mi raccomando, continuate a seguirmi perché ci saranno tanti ospiti e moltissime novità interessanti in esclusiva per voi. Ciao! Buonasera a tutti e ben ritrovati questa sera con un appuntamento di Happy Hour, con il secondo appuntamento di 8 secondi speciale pallavolo. Questa sera parleremo del volley femminile, faremo il punto sul campionato, parleremo del match che si è disputato la scorsa domenica tra Bolzano e Busto, parleremo anche di mondiale per club, per cui Casalmaggiore e comunque anche tutte le altre squadre, e parleremo anche di una novità che riserva quest'anno il Palayamamai. Ci saranno comunque tantissimi altri argomenti che però non voglio svelare, lo faremo con i miei ospiti qui studio. Do il benvenuto per cui al Piero Giannicco, giornalista, ben ritrovato e buonasera Pia, Piero. Buonasera a tutti. E poi do anche il benvenuto ad Andrea Anzani, giornalista della Prealpina. Buonasera. Benvenuto e buonasera. Buonasera Andrea. Allora, abbiamo detto questo campionato di volley femminile che non è partito proprio benissimo quest'anno. Ecco, cerchiamo di fare un po' il punto del campionato arrivati alla seconda, diciamo, partita dell'anno. Sì.
Il campionato non è ancora decollato, è ancora un po' presto, le squadre sono palesemente in ritardo di amalgama e di condizione. Però ci sono già dei segnali importanti. Ci aspettavamo un turno un po' sonnacchioso quanto a risultati, invece è arrivata questa fragorosa caduta di Scandicci in casa con Bergamo, un risultato inatteso, in parte, a mio modo di vedere, perché Scandicci è una buona squadra, ha dei buoni nomi, ma è stata un po' troppo presto messa all'altezza delle altre. Invece non è ancora, a mio modo di vedere, questa formazione così inscalfibile. Ha una guida dagli tecnica. Dagli tempo di iniziare a prendere confidenza col campionato. Certamente, gli diamo lui tempo. Vorrebbe dei risultati prima. Fino a quando non si sa però, nel senso che hanno fatto investimenti molto forti e quindi, come si sa, ci sono delle attese. E le attese portano a un po' di impazienza. Volessimo fare una scommessa oggi, io direi che se mai salterà una panchina in A1, io direi che è quella di Scandicci. Non me ne voglia Chiappafreddo, però potrebbe essere lui quello a rischio. L'altro risultato interessante, a mio modo di vedere, è la vittoria, come dire, sofferta di Conegliano, che è la squadra campione d'Italia, in quel di Firenze. Molto bravo Marco Bracci a gestire una partita dal 2-0 sotto fino al 2-2, tanta grinta per le ragazze di Firenze. Conegliano ha fatto in pratica 3 punti in 2 partite, ci si attendeva probabilmente di più dalla squadra di Mazzanti, ma secondo me sta giocando già bene, è una delle squadre che si sta esprimendo un buon volley. Se permetti, 20 punti di De Cruyff non sono pochi per una centrale. Sono d'accordo. E dall'altra parte c'è invece Len Wright che ne ha fatti 21. Due giocatrici in questo momento in grado di spostare gli equilibri in questo campionato, a mio avviso. Sì, Conegliano è una squadra che ha cambiato molto, ha cambiato pelle, ma è molto forte. E l'ultimo risultato, un po' scontato se vogliamo, che è la vittoria netta di Novara a Montichiari. Novara non è ancora al meglio, ma sta dando già dei segnali importanti. Gli innesti di giocatrici di esperienza come Piccinini stanno dando qualità al gioco. E poi abbiamo visto questa Celeste Plac veramente debordante, con una potenza fisica e una potenza di braccio che ha fatto veramente la differenza. Soprattutto se fai il parallelo con l'anno scorso, Fenoglio, che era stato criticatissimo dagli addetti ai lavori, dagli stessi tifosi, quest'anno è invece l'intoccabile. Non lo so, ecco, se dovessi dire il secondo allenatore che vedo un po' più in discussione nel proseguo della stagione, se le cose non dovessero andare bene, è proprio Fenoglio, perché Novara è un'altra piazza dove c'è molta pressione, perché vogliono vincere lo scudetto da tanto tempo, non lo stanno vincendo e quindi, come abbiamo visto l'anno scorso con Pedullà, qualche risultato che non arriva e l'allenatore è quello che paga. Certo, certo. Ecco Pietro, Piero, invece abbiamo detto questo match che si è disputato la scorsa domenica tra Bolzano e Busto, ovviamente. Sì. Ecco, come è andata? Come si è comportata questa volta Busto? Allora, al di là del 3-1 che genera sempre entusiasmo e genera sempre felicità tra i supporters, anzi al Palaresia 60 audaci tifosi sono arrivati con auto personali per tifare a favore delle farfalle, chiaramente. Devo dire che la squadra è cresciuta nei fondamentali, quindi ricezione e attacco hanno funzionato, ha funzionato molto di più la correlazione muro-difesa, anche se dall'altra parte mi sento anche da esprimere un giudizio abbastanza negativo su questo Bolzano, perché è una squadra con dei nomi importanti, giocatrici di un certo carisma internazionale, ma in questo momento sembra una squadra materasso, allo stesso livello della squadra dell'anno scorso, che è retrocessa direttamente. E hanno un signore allenatore come François Salvagni, quindi credo che in questo momento sia una questione di testa e una questione anche di impostazione di gioco. Per cui qui dovrà essere veramente bravo l'allenatore a far quadrato attorno alla squadra. Busto, a gestire un po' tutto. Esattamente. Busto invece ha giocato molto bene, bene la Diouf, finalmente sta ritornando a grandi livelli. 20 punti non sono pochi per una giocatrice che l'anno scorso ha bisogno di rodare un po'. La Stufi continua a essere di un certo spessore. Poi, signori, la Vasile Antonacci, ditemi quello che volete, però comunque quella che in questo momento porta legna da dietro in seconda linea e in avanti comunque fa quantità. Quindi credo che sia una squadra che ha bisogno un attimino veramente di fiducia e può raggiungere obiettivi importanti. Ecco, sicuramente l'allenatore che dovrà dargli poi questa fiducia. Ecco, invece Andrea, cosa ne pensa lei di questo match?
Allora, come ha detto Piero, sicuramente Bolzano è stato un test abbordabile per Busto. Busto la voglio vedere contro squadre che metteranno a nudo quello che è il suo attuale limite in ricezione. Non hanno giocatrici specialiste del ruolo in questo momento, quindi vediamo quando ci saranno degli avversari un pochettino più consistenti. Tant'è che nella prima giornata con Modena le cose sono andate in modo ben diverso rispetto infatti, alla partita di Bolzano. Staremo a vedere. Ecco Piero, invece parliamo di Casalmaggiore, che è una delle prime quattro squadre ovviamente al mondo di volley femminile. Ecco, parliamo secondo un po' di posto questo. In assoluto al mondiale per club, un grande risultato per la nostra pallavolo italiana. È arrivato in un momento dove Casalmaggiore si è comunque si è qualificata per arrivare a questo mondiale grazie alla vittoria anche per quel che riguardava la Champions League. Un Casalmaggiore che è arrivato in finale, ha rischiato anche di vincere. Io vedo questo secondo posto non come una beffa ma come un grande risultato, poi magari Andrea mi dirà il contrario esattamente e ne sono già certo, però credo che per il volley italiano per il volley italiano sia un bel traguardo, perché è arrivata al secondo posto contro ogni pronostico, come esattamente quando ha vinto la Champions League. Certo. Andrea, visto che lui ha anticipato un parere contrario... Sì, lo chiamano mondiale per il club, ma in sintesi è un gran bel torneo ad inviti giocato nelle Filippine, perché di mondiale per il club aveva veramente pochino, quattro squadre europee, tra le quali c'era Zurigo, e non si sa che titolo fosse presente Zurigo, visto che è una squadra che non ha mai fatto una Final Four di Champions, una ottima squadra brasiliana, ma poi poco altro. Un ottimo torneo ad invito, senza nulla togliere alla prestazione di Casalmaggiore, che comunque se l'è giocata. Ecco, quindi diciamo di queste squadre che hanno partecipato alla semifinale del Mondiale per Club, tre sono allenate da allenatori italiani e l'altra invece... Vedi, quello che dicevo prima, perché il campionato italiano dà grande valore ai nostri allenatori, dà esportazione. Perché oltre a Caprara, allenatore di Casalmaggiore, avevamo Guidetti, allenatore del Vakif Bank, e Barbolini, l'allenatore che ha vinto quest'anno con l'ex Acibasi il Mondiale per Club, ma l'anno scorso era sulla panchina di Casalmaggiore, campione d'Europa. Esattamente. Quindi in giro per il mondo c'è un sacco di allenatori italiani bravi che hanno vinto, vedi in Francia Bregoli la Supercoppa italiana, lo scudetto francese, quindi... Bravi i nostri allenatori. Bravissimi. Ecco, prima in premessa ho detto che c'è stata sicuramente quest'anno una novità per il Palaia Mamai. Ecco, parliamo anche un po' di questa novità, di cosa si tratta? Allora, il Palaia Mamai che apre le porte a Club Italia e a naturalmente le farfalle di Busto Arsizio, si gioca prima il Club Italia e poi Busto con la UNET Yamamai impegnata nella seconda partita, quindi in una domenica due partite. Fantastico appuntamento, c'è il terzo tempo, un'altra novità voluta dal presidente Pirola per aggregare le tifoserie, i giocatori, i dirigenti, quindi bellissima iniziativa. Un unico biglietto praticamente, sconti agevolatissimi per tutti, quindi venite a vedere queste bellissime partite, perché c'è un Club Italia con tante giocatrici nuove, brave, forti, e dall'altra parte Busto che punta grandi risultati. Ecco, invece il Volley Day? È questo, appunto questo il Volley Day, perché si gioca all'interno di un contenitore green da quest'anno, Palazzetto dello Sport, che oltre ad avere le pensiline fotovoltaiche ha anche addirittura le ricariche delle colonnine per le auto elettriche che sono state date in dotazione alle ragazze del Busto Arsizio, della UNET Yamamai. Certo. Ecco, in questa occasione Andrea ci saranno le partite Italia-Firenze e poi UIBA Montichiari. Sì, consiglio infatti di arrivare alle 15 per vedere la prima partita da subito, quella del Club Italia-Firenze, perché non me ne vogliano Busto e Montichiari, ma secondo me i contenuti tecnici e agonistici di Club Italia-Firenze saranno parecchio interessanti. Certo. Do un nome, Piero... Melli. Belli. Ecco, Piero, il prossimo turno? Sì, il prossimo turno Scandicci-Modena, credo che sia il match clou del turno. E anche del qua turno. Non siamo d'accordo, è Bergamo-Novara. Ecco, la sicuramente. È la classica del volley italiano. Non poteva non esserci un parere contrario. Ecco, allora ricordiamo a questo punto che questa sera su Milan Now alle ore 20:30 ci sarà la diretta, la messa in onda della partita che si è disputata la scorsa domenica, quindi Bolzano-Busto. E io purtroppo sono arrivata ai saluti, per cui ringrazio tantissimo Piero Giannico grazie, per essere stato qui buonasera. Con noi. Ringrazio Andrea Anzani e ringrazio anche voi amici da casa per averci seguito. Buona serata a tutti.
Hai bisogno di liquidità? Primo, rilassati. Secondo, chiama Fiditalia 800 55 8800. Terzo, lascia il tuo